Bentornati in questo nuovissimo video. Sono passati circa 10 giorni da quando siamo in quarantena e sono successe un po' di cose. Prima di tutto vorrei spiegarvi il motivo per questo piccolo ritardo di questo video, perché faccio fatica un po' a organizzarmi in casa adesso, perché dovete sapere che noi siamo quattro, la casa è comunque grande, però purtroppo mio padre ora ha iniziato a lavorare a casa perché non può andare in ufficio, sia mia sorella che siamo a casa qui e dobbiamo seguire le lezioni online e mamma anche è a casa e di solito mia mamma pulisce, cucina, fa un po' comunque burdello per la casa, cioè giusto i burdelli che ci sono in casa e quindi faccio un po' fatica a organizzarmi perché ora mio padre è preso possesso di camera mia, dato che qui c'è un computer, mia sorella è di là con un altro computer, mia mamma in giro a pulire e io a seguire le lezioni con il telefono spesso o prendere il mio computer che se fregate mia sorella la pratica e quindi un attimo di disordine in questi giorni, però adesso sono qui, sono per parlarvi delle mie ultime letture in questi giorni perché volevo iniziare una sorta di rubrica da quarantena. Queste sono le letture dei miei primi 10 giorni, che sono un pochino. Allora partiamo con La corte di rose e spine di Sara J. Maas. Arriverà una recensione specifica di questo libro, però diciamo che ho dato 3 stelle su 5. Mi è piaciuto, è stata una lettura godibile, sicuramente poteva essere migliore, mi aspettavo di più da questo libro, da come se ne parla, però non mi è dispiaciuto, sicuramente c'è la voglia di andare avanti, di comprare il secondo e il terzo libro, che sono già in italiano. E quindi sicuramente continuerò, non nell'immediato, però molto a breve ho intenzione di finire questa trilogia, almeno per i libri che sono stati tradotti, però comunque ripeto, ve ne parlerò meglio nella recensione che farò. Poi abbiamo alcuni thriller, perché già dal 2019 nei miei buoni propositi sono quelli di leggere thriller, perché sì, non lo so perché, ma ho questa vena di leggere thriller. E in questi giorni ne ho letti 3. Allora, il primo sono I 5 cadaveri di Robert Brenza, non so come si pronuncia il cognome di questo autore, che arriverà sicuramente in questo caso la recensione. Sono 4 stelle su 5 comunque, mi è piaciuto tanto, però appunto ripeto, ne parlerò meglio nella recensione perché ora ho tempo di farle, quindi le farò sicuramente. Poi abbiamo Altrimenti muori di James Patterson, che mi è piaciuto, sì, abbastanza, 3 stelle su 5. Non so se ve ne parlerò più nello specifico in una recensione, però ho tante idee che mi frullano in testa, quindi sicuramente ve ne parlerò meglio, ci sarà un video forse dedicato solo ai thriller, però mi è piaciuto abbastanza, mi è piaciuto, sì. Poi abbiamo il thriller forse più bello che abbia mai letto quest'anno, non è che ne abbia letti tantissimi, però questo è il più bello, quindi abbiamo Il silenzio del ghiaccio di Tess Gerrington. Datemi altri libri dell'autrice per favore ragazzi, che ne ho bisogno, già questi 3 che sono qui li voglio. Poi lei ha scritto altro, anche questo ci sarà la recensione perché tanto tempo lo posso fare, ripeto. Poi abbiamo alcuni libri divertenti e tipo non mi voglio soffermare troppo su questi, e abbiamo Flower, che ragazzi c'è Flower, cosa? Comunque sicuramente non ne parlerò più sul canale perché no, poi vi spiego perché.
E quindi ve ne parlo adesso. Le Flower racconta di una ragazza che studia e per pagarsi gli studi lavora in un negozio di fiori. La sua famiglia è lo sfascio, nonna che è rimasta incinta di sua madre molto giovane, la madre è rimasta incinta molto giovane di sua sorella e poi anche di lei, la sorella anche è rimasta incinta prima del diploma, quindi adesso vive con la nonna e con la sorella e il nipote, quindi il figlio della sorella. E un giorno incontra Tate nel suo negozio di fiori. Lui entra in questo negozio per comprare dei fiori, però questo ragazzo sembra comprarli totalmente a caso. Non ci dà tanto peso, però diciamo che lei evita i ragazzi proprio per non fare la fine della sua famiglia, delle donne della sua famiglia. Però con questo Tate lei diciamo che prova una certa attrazione e attratta lui, anche se all'inizio pensa che sia una cosa del momento. Però Tate continua a corteggiarla nonostante non si conoscono bene, però poi lei scopre, dopo esserci uscite insieme, scopre che lui in realtà è un cantante famoso, non l'aveva riconosciuto perché lei non si preoccupa di queste cose e quindi si incazza e dice: "Ah, non mi hai detto prima, bla bla bla", litigano, però poi si metteranno poi effettivamente insieme. Durante la loro storia, però, sembra andare tutto bene, ma appunto non è esattamente così. Perché poi Charlotte scopre un terribile segreto che Tate le ha tenuto nascosto tutto questo tempo e capisce perché lui ha iniziato a comportarsi in maniera differente, un po' fredda. E quindi poi, sì, vabbè. Dopo aver scoperto questo segreto, diciamo che ci sono un po' di fuggi-fuggi, varie cose, però io dico, cioè, una volta arrivata la fine, cioè, no, cioè, tu hai scoperto questo segreto, si è comportato in maniera orribile con te, perché nonostante ti abbia nascosto un sacco di cose, tu continui ad andarli appresso, non si fa così, cara mia. Comunque va bene, sorvoliamo, lei è una nudita, lui, vabbè, è uno stronzo immane. Però meglio che non ne parlo più perché potrei andare oltre nei dettagli, potrei fare spoiler. Io non ve lo consiglio assolutamente questo libro. Se avete cose più urgenti da fare, se avete altri libri da leggere, se ovviamente non avete niente da fare, non avete nient'altro da leggere, proprio state disperati e non sapete cosa fare o cosa leggere, ovviamente potete leggere anche i Flower. Io questo ovviamente non l'ho comprato, l'ho trovato nella casetta degli uccelli dove ci sono gli scambi di libri gratis, quindi io l'ho preso da lì, pensavo fosse interessante, non è il mio genere di libri in realtà questo, però ho detto vabbè, proviamo, tanto lo sto prendendo gratis, perché no? Ho intenzione di riportarcelo nella casetta degli uccelli perché a questo libro, guarda, ho detto 3 stelle su 5, ma proprio tirate solo perché sono buona io. Lei è irritante, cioè Charlotte è una persona irritantissima, cioè io proprio non ho mai incontrato un personaggio così irritante. Forse sono io che sono partita male, pensando che non mi potesse piacere, che non fosse nelle mie corde. Infatti è così, è stato proprio così. Tate è un altro personaggio irritantissimo, cioè in realtà io davo ragione a lui all'inizio, però dopo, diciamo nella prima metà, però dopo inizia ad andare male e si inizia a comportare di merda come non dovrebbe fare nessuno, tantomeno un cantante famoso. Però vabbè, lui preso dalle sue cose, dai soldi, dalla casa, dalla bella vita, dalle donne che ha intorno. Quindi no, cioè, per questo dicevo, non lo vedete più sul mio canale perché ho intenzione di riportarlo nella casetta degli uccelli appena la pandemia sarà finita e posso uscire. Così come succederà con i prossimi due libri che state per vedere, ossia I Love Shopping e I Love Shopping a New York. Allora, questi libri io li avevo già letti anni fa, li ho ritrovati nella casetta degli uccelli e finalmente li ho potuti rileggere. Devo dire che in realtà mi sono messa la curiosità di voler continuare questa serie perché ci sono altri libri. Il prossimo che dovrò leggere sarà Allo Shopping in bianco, ma non ho intenzione in questo caso neanche di comprarli perché no, non ho intenzione di spendere 8,40 euro per questi, sinceramente. Ho dato 3 stelle a entrambi.
anche in questo caso, cioè, probabilmente non rivedrete più. Io vedo se trovo qualche PDF online in internet, oppure vedrò appena finirà tutto di portarli, di vederli in biblioteca se c'è qualcosa, perché sono curiosa di sapere come andrà a finire questa storia, perché mi sono riaffezionata ai personaggi, in particolare alla nostra protagonista, anche se è un pochino irritante anche in questo caso. Non so io come abbia fatto a sopportare la protagonista Becky in questi due libri, però ripeto, non ho intenzione di tenerli questi due a casa, quindi avrò intenzione di portarli dove li ho trovati, anche se in realtà vorrei tanto continuare, vorrei sapere quali sono le altre disavventure che dovrà affrontare Becky e la sua mania dello shopping, in particolare se poi andrà a finire tutto bene con Luke, cioè quella è la cosa che mi interessa di più. Bene, questi sono i libri che ho letto in questi 10 giorni e ho iniziato anche proprio oggi, proprio questa sera. Avevano spento anche la luna, ho riniziato e sto amando di nuovo. Sì, in realtà sono a pagina 84, quindi non ho letto tantissimo perché ho dovuto studiare stamattina e oggi pomeriggio ho avuto una lezione, quindi non ho letto tantissimo, però stasera ho intenzione di continuare questo libro, di almeno arrivare a 150, così, se riesco anche a 200 pagine, così me lo finisco, anche perché non è grandissimo, dato che sto smaltendo tanto in questi giorni. Comunque, allora, questo video è finito. Non penso di parlarvi anche dei film che ho visto in questi giorni, dato che in realtà sono pochi e li conoscete tutti, tra cui Harry Potter, dato che lo stanno rifacendo in TV, La fabbrica di cioccolato, L'assassino sull'Orient Express, insomma, sono film che conoscete tutti e anche attuali. E poi penso che questo video sia già durato abbastanza, quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa avete fatto in questi 10 giorni di quarantena e cosa state leggendo, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!